mi dicono che si può cominciare, invito chi è ancora fuori a sedersi. Un ringraziamento a chi ha deciso già dalla mattinata di partecipare a questi incontri, un saluto, un ringraziamento per avermi invitato. Vivere la democrazia è un titolo bellissimo. Io entro subito in quello che sarà l'oggetto di questo primo incontro. Dicevo, vivere la democrazia è un titolo bellissimo e mi aiuta a capire e a introdurre l'argomento di oggi, perché vivere la democrazia è sicuramente anche riuscire a scardinare quell'insieme di poteri criminali che l'attentano e purtroppo l'attentano non solo da oggi. Parleremo di poteri criminali e di democrazia con Pier Giorgio Morosini, segretario di Magistratura Democratica, GIP, giudice delle indagini preliminari a Palermo. Proviene inoltre da quella terra bellissima e martoriata in questi giorni che è l'Emilia Romagna, e quindi il nostro pensiero va anche ai tanti che stanno subendo il sisma. È stato titolare come giudice di numerosi processi a Cosa Nostra, estensore di sentenze importanti sia per la condanna all'ala militare di Cosa Nostra, ma anche di sentenze che poi sono, lo vedremo nel dettaglio, ce ne parleranno gli autori, perché adesso poi introduco anche il professor Isaia Sales, che è l'altro professore che partecipa a questo nostro incontro, è docente di storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno, come Pier Giorgio, autore di pubblicazioni, di libri, mi piace citare l'ultimo, Napoli non è Berlino, e l'ultimo di Pier Giorgio, ce l'ho qui davanti, è Attentato alla giustizia. Con loro cercheremo, in questo ovviamente lasso di tempo contenuto, di capire la mafia e la cultura mafiosa, le ragioni della sua pervasività nel nostro paese, il suo essere purtroppo un dato strutturale e non un'emergenza, come invece sempre ce la vogliono far passare, dicevo un dato strutturale che purtroppo da due secoli almeno, dall'Unità d'Italia, ne attraversa la storia, l'economia, la società e la politica. Cercheremo di capire con gli autori le ragioni di questa pervasività, ragioni che ci fanno da subito comprendere che le mafie, la mafia, il professore è esperto di Camorra, Pier Giorgio si occupa di Cosa Nostra, ci fa comprendere che le mafie necessariamente non sono solo un problema criminale. Perché se fossero state solo un problema criminale, molto probabilmente sarebbero state adeguatamente affrontate. Non sono solo un problema criminale, se si trattasse di affrontare organizzazioni criminali con gli strumenti che abbiamo, noi siamo un paese all'avanguardia nel campo della lotta alle mafie, veniamo guardati come un esempio, forse ce l'avremmo fatta a sconfiggerle. E invece no. Siamo qui a parlarne perché sono un dato strutturale, sono un problema con cui ancora dobbiamo misurarci, un problema che è sopravvissuto nel tempo, certamente perché usano forza e violenza, commettono omicidi, pizzo, estorsioni, ma soprattutto perché i poteri criminali, le mafie, sono riuscite ad arrivare fino ad oggi grazie all'incontro con, purtroppo, mi spiace dirlo, pezzi delle istituzioni, settori della politica, ed è per questo che siamo qui oggi ancora a parlarne come un qualche cosa di estremamente attuale e quindi un qualche cosa che non consente di vivere appieno la democrazia. Riflettere sulle mafie significa necessariamente riflettere sullo stato della democrazia del paese, perché la questione criminale è una questione di democrazia. Faccio esempi, sicuramente sia Pier Giorgio Morosini che Isaia Sales ne parleranno,
Pensiamo alla capacità di inquinare il voto, che è lo strumento attraverso cui viene attuata la democrazia. Pensiamo attraverso i profitti, la capacità che hanno di inquinare un'economia legale. Questi sono solo esempi della pervasività delle mafie. Pier Giorgio ne parla del libro, se ne è occupato il professore. Pensiamo a che cosa ha rappresentato, che cosa rappresenta, e mi auguro ci si soffermi su quella che è stata la vicenda Cuffaro, ad esempio, proprio per far capire come e dove le mafie riescono ad arrivare. Perché è potuto accadere tutto questo? Perché i poteri criminali, i poteri mafiosi appunto, non sono solo associazioni militari, sono un qualche cosa di più, sono un vero e proprio sistema di potere che trae alimento e forza non solo dall'uso della violenza, ma dalla grande capacità che hanno di interagire con gli altri poteri, compresi i poteri legali. Ed è qui il problema, nella commistione tra mafia e politica, nella commistione tra mafia e economia, nella corruzione e soprattutto nella reciproca integrazione tra questi poteri, che sta il nocciolo della questione, che ci consente appunto di andare a vedere qual è lo stato oggi della nostra democrazia nell'affrontare questo problema, perché lo dice sempre Don Ciotti, e io sono assolutamente d'accordo con lui. La risposta giudiziaria è essenziale, ma la risposta giudiziaria arriva tardi, non è sufficiente. Il contrasto alle mafie si fa sui territori, lo fanno le forze di polizia, lo fanno i magistrati, ma le leggi si fanno a Roma. La parola oggi ai nostri interventori, decidete voi chi vuole intervenire per prima, se Pier Giorgio, il professor Salis, a lei. Il tema che affrontiamo è perché le mafie hanno successo, perché hanno avuto successo. Si dice in genere la violenza ha successo, ma non è così. Uno Stato moderno è assolutamente nelle condizioni di contrastare qualsiasi agente di violenza al di là del monopolio che lo Stato ha. Perché sono ricche le mafie? Ma lo Stato moderno si presenta come la rottura del potere attraverso la ricchezza. Cambia radicalmente l'idea che solo chi ha ricchezza ha potere. Dunque, quali sono le ragioni del successo se non sono solo quelle militari, se non sono solo quelle della ricchezza? È una domanda che noi dobbiamo porci come un'ossessione, perché appunto sono due secoli. La Camorra vanta un primato da questo punto di vista rispetto alla mafia, c'è addirittura una data ufficiale in cui è nata in una chiesa di Napoli nel 1820. Ma tutte e tre le organizzazioni hanno degli aspetti similari. A parte la durata, che li avvicina alle altre due grandi organizzazioni al mondo criminali che hanno questa permanenza così forte, le triadi cinesi e la yakuza giapponese. Le cause del successo sono queste, perché le mafie non sono delle semplici organizzazioni criminali, sono dei delinquenti che non si sentono e non vengono avvertiti solo come criminali. Cioè loro sono riusciti a non farsi percepire come portatori solo di delinquenza e di violenza. Che cosa li differenzia dalla criminalità organizzata? Perché un Turatello, la banda della Magliana, un Vallanzasca finiscono, si può riformare una nuova banda, ma avrà un altro nome, avrà un'altra strategia. Se invece arresti Cutolo, la Camorra permane, se arresti Rina e Provenzano, la mafia rimane. Evidentemente c'è una riproducibilità di questi fenomeni che va al di là di chi li rappresenta. E qual è la causa di questa riproducibilità? Le tre caratteristiche dei fenomeni mafiosi sono queste. La prima, ci deve essere un contesto di non mafiosi attorno che comprende il modo di operare dei mafiosi e in qualche modo li può anche giustificare. Quindi parliamo di un contesto sociale e culturale.
È delicato questo aspetto, perché io sono tra quelli che non ritiene la mafia essere una mentalità, che non accetta la tesi culturalista, e naturalmente ne ho conferma dal fatto che con molta tranquillità la mafia si sta espandendo in territori dove culturalmente non ha sostegno. La seconda ragione è semplice: la mafia ha relazioni con coloro che dovrebbero contrastarla. La forza delle mafie è nelle relazioni. Senza le relazioni con coloro che stanno dall'altra parte, le mafie sarebbero già state sconfitte, sarebbero delle semplici organizzazioni criminali. Quindi la seconda ragione del successo delle mafie è di ordine politico-istituzionale. La terza ragione è di ordine economico, la più delicata, perché i mafiosi sono gli unici imprenditori illegali che stanno sul mercato legale e non abbandonano mai il mercato illegale. Perché se un mafioso ha accumulato illegalmente, passa sul mercato legale e lascia totalmente il mercato illegale, teoricamente non è più un mafioso, anche se la magistratura dovrebbe ancora indagare sul modo in cui ha acquisito quelle risorse. I mafiosi stanno contemporaneamente sui due mercati. L'ultima caratteristica è quella della ideologia. I mafiosi hanno un'ideologia e questa ideologia è molto simile, diciamo, ad un modo di pensare che appartiene in gran parte al modo di governare, al modo di far politica negli ultimi anni. Per esempio, la mafia si serve della religione. Perché si serve della religione? Si serve della religione per apparire il mafioso una persona per bene, una persona tra i tanti. Si serve della religione per non avere complessi di colpa quando ammazza, se c'è un Dio che gli perdona sempre tutto quello che commette. La mafia ha l'ideologia dell'amicizia. L'amico non è colui a cui volere bene, è colui a cui appoggiarsi per la propria carriera, per il proprio successo nella realtà. C'è sempre un amico che ti fa sponda nel successo nella vita, non una persona a cui hai imparato a volere bene. Ma la cosa più significativa della mafia dal punto di vista dell'ideologia è che per un mafioso è immorale non appropriarsi dei beni pubblici, che per un mafioso è immorale non fare tutto quello che ti serve per raggiungere i tuoi scopi. Ecco, è una ideologia questa della privatizzazione di ciò che è pubblico. I mafiosi hanno cominciato rubando il bestiame agli altri, hanno cominciato mettendo le recinzioni nelle proprietà pubbliche dei beni demaniali. Ecco, da questo punto di vista il modo di pensare dei mafiosi è molto simile al modo di pensare di chi spesso sta nelle istituzioni con questi convincimenti. Dunque, se dovessi concludere questa parte con una battuta, direi che non esiste una storia della criminalità separata dalla storia d'Italia. La mafia è parte integrante, la sua mentalità, il suo modo di operare è parte integrante della storia d'Italia. Le mafie sono una specie di autobiografia delle classi dirigenti del nostro paese, anche di quelle che non immediatamente ne sono venute a contatto. La mafia porta non il capitale della violenza, ma porta il capitale delle relazioni. Anzi, possiamo dire che le mafie sono violenza con relazioni, perché in qualsiasi altra società la violenza difficilmente riesce a stabilire relazioni stabili. La mafia è l'unica forma di violenza che stabilisce relazioni stabili con coloro che dovrebbero contrastarla. Quindi il successo della mafia sta nelle relazioni. Ed è incredibile che abbia avuto tante relazioni e che abbia potuto determinare in alcuni momenti la storia d'Italia. Parlavamo con Morosini del fatto storico, almeno per la camorra più significativa, il capo della polizia borbonica nel 1860, che arriva Garibaldi a Napoli e ha la grande trovata per impedire i disordini di assoldare tutti i capi camorra nella guardia municipale, per cui Garibaldi arriva a Napoli e non c'è esplosione perché la camorra, i capi camorra sono tutti soldati, poliziotti, vigili, e in questo modo è uno dei pochi trapassi storici nella realtà di Napoli senza spargimento di sangue. Cioè, se uno riesce ad immaginare una cosa del genere, cioè di prendere i delinquenti e farli diventare
forza pubblica, credo che non ci sia esempio migliore di che cosa voglio intendere. Oppure negli anni moderni, Cutolo, un delinquente che non aveva avuto grandi relazioni, rapiscono Cirillo e lo Stato va da lui in carcere, va a trattare. L'unica cosa incredibile è che l'hanno fregato, cioè nel senso che Cutolo è stato fregato, poi non gli hanno dato niente, perché nel frattempo hanno approfittato del fatto che lui era in difficoltà, si sono rivolti alla parte che aveva vinto. Quindi quando ci sono cose di questo tipo diventa complicato immaginare che dall'altra parte ci sono solo dei nemici. Dunque, e termino, le mafie sono dei violenti che hanno relazioni. Sono dei violenti che si arricchiscono con la violenza e si arricchiscono stabilmente. I mafiosi hanno un modo di pensare che è molto simile a coloro che hanno intrapreso dei ruoli pubblici. Esistono luoghi in cui c'è politica senza mafia, ma è difficile immaginare la mafia senza la politica. Dal professor Sales, le mafie sono sostanzialmente negazione della democrazia, potere di un uomo su un altro uomo, attraverso la minaccia, attraverso l'accordare favori. L'Italia è il paese dei record di longevità delle organizzazioni criminali, non ci sono nelle democrazie avanzate esempi paragonabili alla nostra Cosa Nostra, alla Camorra e anche alla 'Ndrangheta. Io credo che in realtà questo fatto sia il sintomo della fragilità della nostra democrazia, che passa attraverso una fragilità sociale, una fragilità economica e una fragilità istituzionale del nostro paese. Ormai è qualche anno che noi ci rendiamo conto del fatto, nelle indagini ad esempio sulle estorsioni, che le organizzazioni criminali alle realtà produttive di un certo livello ormai non chiedono più somme di denaro a titolo di estorsione, chiedono posti di lavoro, perché sono diventate le organizzazioni criminali in molti territori d'Italia il punto di riferimento per dare occupazione. Questo è sicuramente un sintomo di una fragilità sociale notevole. Ci sono stati diversi procedimenti penali conclusi ormai con delle sentenze definitive di condanna che hanno acclarato che i manager di grossi gruppi finanziari italiani hanno trattato la spartizione di appalti pubblici con personaggi come Totò Riina. Faccio riferimento ad esempio, ci sono sentenze definitive, non svelo nulla di particolare, ai manager del gruppo Ferruzzi Gardini, che a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno spartito sistematicamente in Sicilia una serie di appalti pubblici che le imprese mafiose direttamente non si potevano aggiudicare perché non avevano le caratteristiche strutturali per farlo. E allora lì è stato pianificato un accordo. Allora, se un gruppo come il gruppo Ferruzzi Gardini decide e pianifica una collaborazione di questo tipo, significa che il nostro sistema economico-finanziario ha comunque dei seri problemi, mostra dei vistosi segnali di fragilità. Abbiamo delle conclamate fragilità istituzionali, si ricordava nell'introduzione, noi abbiamo avuto il presidente di una regione importante come la Sicilia con 6 milioni di abitanti che a qualche giorno dalla sua elezione ha avvertito attraverso un altro politico un boss agli arresti domiciliari che c'era una cimice nel salotto di casa sua. In quel salotto si facevano delle riunioni importantissime, si pianificavano le attività non solo strettamente delinquenziali, ma anche politiche ed economiche della Cosa Nostra di quell'epoca, cioè del 2001, si pianificava peraltro anche l'organizzazione della latitanza di Provenzano e guarda caso quel boss viene avvertito da colui il quale poi diventerà di lì a qualche giorno, proprio 2 settimane dopo, presidente della regione. Una fragilità istituzionale che su quella vicenda peraltro mostra altre forme di manifestazione ancora più sorprendenti.
non dobbiamo dimenticarci che quel presidente della regione, ad un certo punto in primo grado, viene condannato a 5 anni di reclusione per favoreggiamento, festeggia quella condanna, perché quella condanna non era avvenuta con il riconoscimento dell'aggravante dell'aver favorito la mafia, è costretto però a dimettersi dal ruolo di presidente della regione, perché la legge dello Stato prevede questo, ma incredibilmente 2 mesi dopo viene inserito nelle liste elettorali per le elezioni al Senato e diventa senatore della Repubblica. Sono segnali, credo, significativi di questa fragilità. È vero, la decisiva risorsa delle organizzazioni criminali sono, di queste organizzazioni criminali, sono date dal sistema delle alleanze nell'ombra, delle alleanze nell'ombra con il sistema produttivo del nostro paese, con il circuito istituzionale, con il mondo delle libere professioni. Ormai è un fatto questo riconosciuto non solo in centinaia di processi, ma in realtà è un fatto che viene ricostruito anche storicamente, cioè in una comunicazione della Commissione parlamentare antimafia piuttosto recente sui gravi delitti e sulle stragi del 30 giugno 2010, il presidente Pisanu indica un filo rosso che lega periodo monarchico, periodo liberal fascista e periodo repubblicano rispetto al ruolo delle classi dirigenti nel nostro paese nel rafforzamento delle mafie. Prima veniva ricordato dal professor Sales il caso di Liborio Romano, eravamo ancora in un regime borbonico, ma noi abbiamo degli esempi incredibili di collaborazione sistematica ed ufficiale tra pezzi delle istituzioni e cosche mafiose. C'è un esempio che vi dirò telegraficamente di un questore palermitano che nel 1870, per fronteggiare, quindi a 9 anni dall'unificazione, per fronteggiare il grosso problema di ordine pubblico che c'è a Palermo, decide di reclutare nella polizia una cosca mafiosa interamente. Recluta questa cosca mafiosa nella polizia, lo scambio ovviamente, come spesso accade in questi casi, è quello di garantire l'impunità ai componenti di questa cosca mafiosa per gli omicidi che avevano commesso prima. In realtà però questo disinvolto questore ad un certo punto non riesce comunque a fronteggiare i problemi di ordine pubblico di quella città, perché c'è un altro boss mafioso che non è stato reclutato nella polizia che continua a fare i suoi comodi. Il questore dà mandato di uccidere quel boss mafioso e ovviamente questa operazione sarà eseguita da quelli che lui ha reclutato. Effettivamente viene ucciso questo boss mafioso e ad un certo punto però c'è un procuratore generale, Diego Tajani, che decide di agire giudizialmente contro questo questore. Si attiva un procedimento penale. Ad un certo punto il procuratore generale raccoglie talmente tanti elementi che decide di spiccare mandato di cattura nei confronti del questore albanese. Il questore albanese si dà alla latitanza, il questore albanese che aveva reclutato una cosca e che aveva fatto uccidere, come questore, aveva fatto uccidere un boss mafioso. Il questore si dà alla latitanza dopo il mandato di cattura e la cosa incredibile che dà la misura della fragilità delle nostre istituzioni sin dagli albori dell'Unità d'Italia è che per un certo periodo questo questore, per un certo periodo della sua latitanza, si nasconde nell'abitazione dell'allora presidente del Consiglio, Cesare Lanza. Come dire, certe abitazioni anche in altri tempi non erano frequentate benissimo. Ma al di là di questo, le trattative con le alleanze di questo tipo si rafforzano le organizzazioni criminali. Ci sono esempi in tutte le epoche, esempi a Iosa. C'è un rapporto ad esempio del questore di Palermo del 1900 che dice ad un certo punto al ministro espressamente: ho specialmente bisogno del di lei autorevole e legittimo interessamento presso l'autorità giudiziaria e di tutto il di lei appoggio presso il governo, perché sgraziatamente i caporioni della mafia stanno sotto la salvaguardia di senatori, deputati ed altri influenti personaggi che li proteggono e li difendono per essere poi a loro volta da essi protetti e difesi. Fenomeno questo che mi asterrò dal qualificare, ma che ho il dovere di segnalare ai miei superiori. Ci sono elementi, atti a Iosa di queste trattative, di questi scambi, sono un po' la caratteristica, come ricordava il professor Sales, della storia
anche istituzionale del nostro paese. Trattative e alleanze che restano nell'ombra anche per l'afasia della magistratura sino a un certo periodo, perché molti magistrati anche negli anni 50, 60, 70, nonostante le analisi sociocriminologiche che attestavano una certa realtà, in realtà nel momento in cui devono alzare il tiro e dare delle risposte giudiziarie rispetto a questi problemi, hanno degli atteggiamenti che sono assolutamente incomprensibili in certi procedimenti. Come se si realizzasse una sorta di solidarietà di classe, intesa come solidarietà tra interessi di alcuni magistrati e interessi di quella che viene definita borghesia mafiosa di certe realtà territoriali. Se facciamo riferimento a uno dei punti cruciali della vita democratica di un paese, cioè il circuito politico-istituzionale, ci rendiamo conto che le organizzazioni mafiose hanno da sempre rapporti con il circuito politico-istituzionale, ma utilizzano due registri diversi di collegamento. Hanno un certo atteggiamento nei momenti di crisi, di forte crisi istituzionale, di fibrillazione, nei momenti di transizione. Ci sono delle vicende di cui si sta occupando anche la magistratura, che riguardano ad esempio il delicatissimo periodo di transizione che si è vissuto in Italia nel 1969-70, in cui si sarebbero realizzati anche progetti eversivi, in cui le mafie hanno sicuramente un ruolo. Di fronte alla Commissione parlamentare antimafia, sia Buscetta che Calderone hanno detto chiaramente che in quel periodo c'era un progetto eversivo riconducibile al principe Iunio Valerio Borghese. In questo progetto Cosa Nostra aveva un ruolo, doveva effettuare degli attentati nel continente per creare un clima di destabilizzazione, per dare vita a quella strategia della tensione che era funzionale per arrivare a una certa soluzione. In cambio la mafia cosa chiedeva? Chiedeva soprattutto impunità, chiedeva cancellazione di processi in cui si era arrivati alla condanna di certi capi. Ipotesi analoghe si fanno per il 1992, ci sono delle indagini aperte, non è il caso di affrontare questo tema, ma in realtà ci sono diversi collaboratori di giustizia che hanno detto che in quel periodo Cosa Nostra stava coltivando in realtà un progetto eversivo che doveva portare addirittura alla costituzione di uno Stato del Sud, con certe caratteristiche in cui doveva esserci la convergenza con ambienti economico-finanziari e con segmenti deviati dei servizi di sicurezza. Al di là di questo c'è un protagonismo, infatti ci sono le stragi, perché queste non sono ipotesi campate per aria, ci sono delle stragi che non avvengono solo in Sicilia, avvengono anche in altre regioni d'Italia. Ma esaminiamo per un attimo invece l'altro registro dei collegamenti politico-istituzionali, quello che si realizza in periodi di stabilità istituzionale, e qua abbiamo comunque una mafia che cerca collegamenti anche attraverso la mobilitazione elettorale, quindi andando ad incidere su un punto vitale della democrazia, e abbiamo quindi dei patti di scambio. La mafia si mobilita perché poi naturalmente vuole ricevere qualcosa in cambio, un qualcosa che si può giocare sotto diversi profili. Ed è davvero sorprendente una cosa, poi concludo perché mi è capitato di esaminare la posizione di un assessore regionale siciliano che è stato poi condannato con sentenza definitiva, che ha avuto un ruolo a livello di governo della regione sia con un governo di centro-sinistra che con un governo di centrodestra, interpretando quindi mirabilmente lo spirito dei tempi, e questo assessore aveva costruito un comitato d'affari assieme ad imprenditori mafiosi, liberi professionisti, amministratori locali, per spartire un certo monte di opere pubbliche che venivano finanziate dal suo assessorato. Per dovere professionale ho dovuto ascoltare le intercettazioni che lo coinvolgevano
e anche il linguaggio la dice lunga sul senso democratico di questo soggetto. Quando parla del monte di danaro per finanziare le opere pubbliche riconducibili al suo assessorato, usa l'espressione pecora da tosare. Quando parla del suo rapporto e dei rapporti tra gli imprenditori mafiosi e gli altri imprenditori che si spartiscono questa torta, parla del mafioso, dell'imprenditore mafioso, come l'amico nostro col bastone, cioè il soggetto che in quel comitato d'affari doveva con la sua forza far rispettare i patti illeciti, occulti. Ma al di là di questo, sono interessanti quelle intercettazioni come cittadino per comprendere il grado di preoccupazioni di questo assessore regionale rispetto all'azione illecita che stava conducendo. Bene, in queste intercettazioni l'assessore regionale, quando costruiva queste operazioni illecite con i suoi accoliti, operazioni illecite che prevedevano il coinvolgimento anche di mafiosi ovviamente, questo assessore non si preoccupava mai di quelle che potevano essere le reazioni all'interno della giunta regionale rispetto a proposte sue di finanziamento di opere assolutamente inutili per la collettività siciliana, che a lui però servivano per spartirsi la torta con altri. E questo è un dato preoccupante, perché significa che verosimilmente anche altri assessori si sarebbero regolati in quel modo rispetto alla gestione del denaro pubblico. Ma in realtà nelle sue preoccupazioni non vi era neppure quella delle reazioni all'interno del suo partito di provenienza in caso di esplicitazione di quella che era la cattiva gestione di denaro pubblico convogliato su opere assolutamente inutili per la collettività siciliana, a discapito di opere invece che dovevano essere finanziate per rispondere agli effettivi bisogni di quella società. Lui non si preoccupava del fatto che nel suo partito qualcuno si sarebbe potuto alzare e dire un giorno: tu non ti candidi più perché hai leso l'immagine del nostro partito in maniera irreversibile gestendo male il denaro pubblico. No, tra le sue preoccupazioni non c'era mai questa. Tra le sue preoccupazioni non c'era addirittura neppure quella delle possibili reazioni all'interno dell'assemblea regionale, dove pure sono rappresentate le minoranze politiche. Cioè lui non si preoccupava del fatto che, portando un decreto di finanziamento nella discussione all'interno dell'assemblea regionale, qualcuno si poteva alzare ed evidenziare il fatto che lui in quel momento stava finanziando opere assolutamente inutili, depredando quindi il patrimonio dei tanti cittadini siciliani che invece soffrono le mancate risposte della regione su tanti versanti. Lui non si preoccupava di tutto questo, si preoccupava solo ed esclusivamente delle manette e dell'intervento della magistratura, il che ci deve interrogare su un altro profilo: l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso non la si può riversare solo sull'operato delle forze dell'ordine e della magistratura. Perché intanto, perché come è stato già detto, significa rinunciare alla prevenzione di certi danni gravissimi per la società. Quando la magistratura e le forze dell'ordine intervengono, il danno alla società è già fatto. Pensate agli amministratori comprati dalla mafia che omettono i controlli rispetto al tema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi. Nel momento in cui si omette il controllo, si verifica il danno per la società, mi dite al familiare della vittima di questa condotta, che può essere familiare che ha contratto un tumore gravissimo, cosa interessa della risposta della giustizia penale? Quindi in questo modo, senza forme di responsabilità extrapenali anche nel circuito politico, si rinuncia completamente all'attività preventiva, ma in realtà si carica la magistratura di compiti che la possono portare anche ad eccessi di attenzione rispetto a certi personaggi, e quindi questo può ingenerare polemiche infinite e può quindi andare a danneggiare anche
il profilo della legittimazione nel suo operato. Quindi le risposte devono essere corali. C'è un affare sul quale in questo momento, a mio avviso, emergono tutti i punti deboli della nostra democrazia nel momento in cui sono in gioco le organizzazioni di stampo mafioso, ed è proprio il tema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi. Qua noi dobbiamo renderci conto di una cosa, che si parla spesso di infiltrazioni mafiose al nord. È razzista parlare di infiltrazioni mafiose al nord. Al nord ci sono molte imprese che chiedono prestazioni mafiose. Se noi facciamo riferimento a imprese chimiche, alle concerie del nord-est, noi ci rendiamo conto del fatto che queste imprese devono smaltire una serie di sostanze come il cadmio, il piombo, lo zinco, gli scarti di vernice, e rivolgendosi al mercato legale loro hanno un costo della prestazione che è 100, mentre rivolgendosi alle imprese della Camorra questo costo è 20. E loro non guardano in faccia a nessuno, si rivolgono alle imprese della Camorra. E tutto questo cosa comporta? Comporta una gravissima lesione del diritto alla salute dei cittadini dei luoghi dove saranno versati quei rifiuti pericolosi. Perché è chiaro che la Camorra si può permettere una prestazione a quel costo, perché in realtà non rispetta nessuna regola e porta queste cose in luoghi dove non li potrebbe portare. Questo fatto costa moltissimo in termini di diritto della salute dei dipendenti delle imprese della Camorra che effettivamente svolgono il trasferimento di quei rifiuti da un luogo all'altro e che ovviamente non sono protetti e lavorano in quelle ditte solo perché hanno bisogno di un'occupazione, perché altrimenti non hanno come vivere. Abbiamo una fortissima aggressione al valore della trasparenza nell'attività delle pubbliche amministrazioni, perché le imprese della Camorra possono svolgere quel servizio perché hanno nelle varie località dei punti di riferimento nelle pubbliche amministrazioni che omettono determinati controlli e che consentono determinate attività. E come dimostrano molte indagini, queste attività sono possibili perché ci sono comunque dei politici di riferimento che sono votati sulla base di mobilitazioni elettorali, dove il voto in molti casi viene truccato, incidendo quindi su un altro aspetto fondamentale della democrazia, che è quello del rispetto delle regole nella competizione elettorale e nella raccolta del consenso. Sono tutti diritti fondamentali di una democrazia moderna che vengono lesi sulla base di un calcolo economico di imprenditori che non nascono come mafiosi, di imprenditori che vivono in zone che non sono fortemente permeate da cultura mafiosa. Questo significa non solo che la questione mafiosa è una questione nazionale, significa che la questione mafiosa è una questione che tocca al cuore la nostra democrazia e significa anche che dobbiamo un po' uscire dalla logica delle regioni che vengono contaminate, perché ormai l'argomento deve essere trattato in tutte le regioni d'Italia con la stessa intensità, con la stessa serietà, con lo stesso grado di attenzione. Grazie. Nel rispetto dei tempi, ho ben presente quali sono i tempi, ma prima di chiudere alcune brevi considerazioni. Il problema sono le istituzioni locali, le istituzioni nazionali. Pier Giorgio Morosini ha chiuso dicendo che il problema è nazionale. Purtroppo lo sappiamo bene, perché qui in Liguria, all'estremo ponente, abbiamo avuto due comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, e questo ci sottolinea come ormai davvero il problema non possa più essere delegato. Ruolo delle istituzioni, eppure siamo ancora qui, non noi qui siamo a discutere di altro, ma in Parlamento si discute in maniera problematica e non si risolve il problema dell'ineleggibilità dei soggetti che sono condannati. Questo per dire come ancora siamo lontani dall'affrontare veramente il cuore del problema. I tempi sono stretti, ma mi piace chiudere con un'ultima domanda al professor Sales, richiamando il titolo del suo ultimo libro. Professore, ma perché Napoli non è Berlino?
perché l'Italia non è la Germania, perché l'Italia appunto. Bene, io in questo libro mi sono occupato degli ultimi 17 anni di governo di Bassolino a Napoli e ho affrontato anche il tema della criminalità. In un capitolo, il primo, ho cercato di rispondere se il ciclo dei rifiuti è in mano alla Camorra o la Camorra ha approfittato delle debolezze politiche. La mia tesi è la seconda. Io non vorrei attribuire ai delinquenti meriti maggiori di quelli che hanno. Dove c'è attività illegale, loro sono attratti come le api sui fiori, quindi loro vanno laddove ci sono attività illegali. Se non conviene loro, se non fanno profitti alti, cambiano. Hanno trovato un circuito illegale, quello dei rifiuti tossici, e poi sono entrati anche nel circuito legale, soprattutto per quanto riguarda i trasporti. Però vorrei tornare brevemente alle considerazioni che facevo prima. Esistono democrazie occidentali o democrazie dove i violenti comandano? A meno che non siano dittature, no. Perché i violenti comandano in Italia? Ci sono state nella storia altri violenti che hanno avuto un ruolo permanente nel tempo? Sì, ci sono stati. I banditi per un periodo, i briganti per un altro. Che cosa differenzia i banditi, i briganti dai mafiosi? Una cosa semplicissima, che la violenza, se fuori dallo Stato, prima o poi viene sconfitta. La violenza, per avere forza e durata, deve mettersi dentro i ganghi dello Stato, cioè deve diventare parte dell'attività statuale. Questa è la grande forza dei mafiosi, che non hanno mai apertamente contrastato lo Stato, diversamente dalla Camorra che qualche, diciamo, cellula, qualche contrapposizione ce l'ha, ma solo quando lo Stato blocca le attività illegali, se poi lasciano fare, sono tranquilli. Ecco, per me questa è la cosa più semplice. E perché i mafiosi riescono ad entrare dentro questi meccanismi? Perché il loro modo di pensare non è dissimile dal modo di pensare di chi governa. Io ho portato degli esempi, il concetto di amicizia, la privatizzazione di ciò che è pubblico. Noi possiamo quasi dire che laddove c'è la mafia c'è un difetto di democrazia, nel senso che si è delegato a potentati locali funzioni statuali. Questo è il punto. Cioè che siano essi politici, che siano essi membri delle istituzioni o siano mafiosi, è rimasto dentro la modernizzazione dell'Italia un atteggiamento feudale. Chi ha potere fa giustizia, chi ha ricchezza fa giustizia. Questo è il punto fondamentale che mette in discussione l'Italia, la legittimazione dello Stato e della democrazia. Noi nel Sud abbiamo quasi il 40% di popolazione e di comuni che hanno o un bene confiscato o che sono stati sciolti per infiltrazione, o perché c'è una cosca presente. E quindi questo è un dato impressionante, cioè quando arriviamo al 40% di comuni toccati da questo problema, una riflessione generale sul senso della democrazia andrebbe fatta. E anche qui a volte il ragionamento è più semplice di quello che noi immaginiamo. C'è relazione tra la clientela, la corruzione e la mafia. L'unico elemento di differenziazione è l'uso della violenza? Sì, sicuramente l'uso della violenza non è un elemento secondario. Una cosa è che chi fa clientela senza violenza fisica e chi invece la fa attraverso questo metodo. Ma dal punto di vista della concezione dello Stato e di ciò che è pubblico non c'è grandissima differenza. Chi fa clientela ritiene di dover privatizzare ciò che è pubblico, ritiene che il pubblico nelle sue possibilità, nelle sue disponibilità, che lui attraverso il suo potere può privatizzarne una parte. È la stessa mentalità del mafioso, stessa cosa per la corruzione, è l'idea che ciò che è pubblico, se te ne impossessi, non è immorale. Ecco, se dovessimo fare un raffronto dal punto di vista culturale, in fondo la cultura mafiosa sta in mezzo a noi perché non è una cultura dissimile. Molti di noi pensano che senza violenza tutto ciò, questo si potrebbe fare.
E allora sicuramente dobbiamo andare indietro nei secoli per dire come abbiamo legittimato lo Stato in un paese in cui il senso dello Stato non c'era. Lo abbiamo legittimato rendendo disponibile una parte delle risorse pubbliche. Questa è stata la... L'esempio più clamoroso a Napoli rispetto alla Sicilia è questo, che a Napoli le classi dirigenti, non avendo risorse per soddisfare una grandissima necessità, hanno delegato ai ceti sottoproletari il controllo degli affari illegali. Gli hanno detto tutto ciò che è illegale lo puoi fare nonostante le norme, purché non dai fastidio alle classi dirigenti, purché non ammazzi le persone, purché c'hai dei limiti. E si è inventato addirittura una sovrastruttura mentale, culturale. Da noi chi fa cose illegali per sopravvivere non è considerato immorale. È immorale chi fa cose illegali per sopravvivere solo se attenta alla vita di un altro. Che ho fatto di male? Non ho ammazzato nessuno. Questo è il limite morale nostro. E la terza idea è che se io sottraggo illegalmente ad uno che ha accumulato illegalmente non è immorale. E ci sono tantissimi che hanno accumulato illegalmente. Le prime estorsioni nel sud, nella Camorra, non nascono sui ricchi. I ricchi sono stati presi a bersaglio negli ultimi 50 anni, avvenivano su coloro che facevano mestieri illegali. Gli estorti della Camorra erano i facchini che facevano il contrabbando nel porto, erano i carrettieri che portavano la merce di contrabbando, erano i tenutari dei bordelli e coloro che controllavano la prostituzione, ed erano quelli che facevano il lotto clandestino e il gioco clandestino, cioè gente a cui se chiedevi la tangente non poteva esonerarsi dal dartela perché faceva già qualcosa di illegale. E quando io vado da un politico, io mafioso, e gli chiedo dai l'appalto a mio fratello, dallo a me, il politico può dire ma io non posso farlo, non l'ho mai fatto, perché se il politico l'ha dato al suo fratello, al suo amico di partito, è moralmente non in condizione di dire no. Vedete come la cultura clientelare è abbastanza simile in alcune realtà, è questa separazione che non avviene. L'ultima cosa riguarda perché poi le mafie stanno trovando una tale disponibilità al nord. Qui in prima fila abbiamo un luminare dell'economia. Perché mentre il discorso su altri piani, sul piano morale e sociale, è semplice, cioè separare ciò che è legale o illegale nella nostra coscienza, non è così difficile, sul piano economico è complicatissimo. Sul piano economico esiste un mercato, questa è la legge di mercato, e se un mercato ti chiede delle merci, tu gliele dai. Ebbene, i camorristi, i mafiosi, producono su un mercato, producono delle merci, che c'è un circuito illegale che richiede. E l'altra cosa incredibile è che noi ci attestiamo ancora sull'idea che la criminalità non produce ricchezza, come diceva Adam Smith, che tra impresa e criminalità c'è un dissenso profondo, c'è una frattura profonda, non è così. I mafiosi producono e redistribuiscono ricchezza e intervengono su mercati che hanno domanda e offerta. E anche sul circuito legale ci sono imprenditori che non pongono nessun problema da questo punto di vista su ciò che è legale e illegale. Se nel nord oggi sta intervenendo la mafia, non perché c'è una caduta di spirito civico nel nord, non perché c'è una mentalità del nord simile alla mafia, perché c'è una imprenditoria nel nord, c'è una concezione dell'economia del nord che fa meno di regole morali. Questa è la realtà. Per cui se storicamente le mafie sono entrate nel sud per ragioni di contesto, che ho provato a spiegare, la loro espansione è tutto nel fatto che noi non poniamo regole morali all'economia, se regole morali possono essere poste all'economia. Bene, grazie al professor Sales, grazie a Pier Giorgio Morosini, grazie a voi tutti. Parole di giustizia prosegue alle ore 11 al centro Allende con Salvatore Settis. Grazie.